E a proposito di CD e DVD, adesso siamo all'approfondimento e parliamo di cinema. Lo facciamo con il nostro ospite che vi presento subito, il regista Pier Francesco Laghi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. per essere qui con noi. Oggi ci presenta il suo film Gli uomini piace uccidere, però prima di parlarne vediamo insieme una clip. Bene. Devi costituirti. I tuoi sono propositi inaccettabili, folli. Chi tocca a un bambino non merita pietà. Abbiamo visto poche scene, ci sembra di capire una pellicola particolarmente intensa. Ci racconta un po' la trama? Sì, il film è un giallo classico, un giallo psicologico più che d'azione. È ambientato negli anni 90 e racconta di un fantomatico assassino che durante un convegno su lotta alla pedofilia e tutela dell'infanzia fa strage di alcuni partecipanti. Quindi una catena di omicidi e poi vengono presentati alcuni possibili colpevoli, insomma responsabili, e alla fine c'è lo scioglimento attraverso l'investigazione di un ispettore di polizia, lo scioglimento della trama, della vicenda e la risoluzione del caso. È un film che è montato a puzzle, un montaggio sperimentale, per cui è montato secondo capitoli e personaggi, non in senso lineare, si va avanti e indietro all'interno della vicenda. E ha anche un finale aperto, per cui ho cercato di dare la possibilità allo spettatore poi di rimettere insieme questi pezzetti, questi tasselli del puzzle e di ricostruire la vicenda secondo la propria sensibilità. E quindi anche ci sono due o tre chiavi di lettura diverse, una psicanalitica, un'altra che guarda al soprannaturale, e una invece più razionale, più logica, che è quella dell'ispettore di polizia. E anche la storia, è una storia corale per cui tanti dei protagonisti, però è anche la storia di un confronto tra due donne, un giudice e un ispettore di polizia. Sono spesso, anche gli altri protagonisti, figure simboliche che tendono a rappresentare una situazione che poi, insomma, chi vedrà il film potrà notarlo. Cerca di far convivere e il film di genere, in questo caso il giallo classico, e l'apologo morale, perché è un film che cerca, non annoiando, insomma, raccontando una trama gialla, quindi che può incuriosire, avvincere, e raccontando anche altri temi, altre tematiche che mi stavano a cuore, di cui volevo parlare. Temi particolarmente delicati. Senta, ha girato il film qui in Calabria? La maggior parte delle scene sono state girate proprio qui in Calabria, dove? Soprattutto a Castrovillari, io sono di lì, Castrovillari, Morano, Gizzeria, Lamezia, Sibari e in Piemonte, nel Canavese, perché all'epoca delle riprese io lavoravo a Vivere, quindi a San Giusto Canavese, e quindi però essendo anche produttore di questo film, questa è l'opera prima, è un low budget, ci tenevo comunque a tornare a girare nella mia terra, per cui ho trasferito tutta la troupe, il cast. Ecco, è stato difficoltoso? Sì, dal punto di vista produttivo sì, e logistico, produttivo, economico sì, però ci tenevo a dare anche un segnale, un impulso della possibilità anche per il cinema indipendente, anche come distribuzione, perché questo film sta avendo una distribuzione da marzo dell'anno scorso indipendente. La prima è stata a Torino e adesso mi sto concentrando soprattutto sulla Calabria.
la possibilità comunque di provare a fare cinema anche in Calabria, nonostante le grandi difficoltà che ci sono nella nostra terra, come sappiamo. E quindi si può fare cinema in Calabria? Ci si può provare, bisogna credere nelle proprie ambizioni, nei propri progetti. Ha detto che è il primo film, brevemente, il prossimo progetto per il futuro, ha già qualche idea? Sì, questo è un film un po' forte, un po' dai toni anche cupi, per cui vorrei provare un tutt'altro genere, magari anche una commedia romantica, una storia d'amore, però sempre cercando di non essere superficiale, cercando di comunicare anche qualcosa al di là dell'intrattenimento, che è quello che si cerca di fare col cinema. E la Calabria con la sua natura, i suoi paesaggi, perché no, potrebbe ospitare una gran bella storia d'amore. Speriamo grazie, bene. grazie al nostro ospite. Noi siamo quasi in chiusura, ma prima di salutarci, naturalmente ci guardiamo insieme all'agenda.